Potrei aggiungere tante altre cose, ma io quello che voglio dire ancora è che sono convinto di lasciare una città più sobria, ma anche più ricca. Una città che ha messo insieme la solidarietà con le tante persone, i tanti bambini, oltre 80.000 persone, di cui oltre 11.000 bambini, di avere qua a Milano che scapparono dalla guerra, dalla miseria, dalla dittatura, da una situazione difficile, che avevano attraversato quel mar Mediterraneo che purtroppo, non certo per responsabilità nostra, ha portato a tanti morti, ma invece per merito nostro dal punto di vista del nostro paese, di salvare tante vite umane, è un esempio di solidarietà concreta, non a parole ma in fatti. Che spesso si parla tanto ma poi non si fa nulla, o addirittura si contrasta quello che credo sia un dovere di qualsiasi comunità, cioè di aiutare i soggetti più deboli. Quindi lascio una città più libera, con maggiori diritti, con maggiore un'internazionalizzazione sempre più rilevante. Il sindaco di Milano, quando va all'estero, quando arrivano le delegazioni dall'estero, è considerata livello, diciamo, altissimo il sindaco di Milano, non perché Milano non sapeva, perché insieme abbiamo costruito una città che ha molte più disponibilità, diventa un punto di riferimento anche per nuovi investimenti, ha creato e costruito la fiducia in una città che nel passato non aveva tanta fiducia a livello internazionale, e quindi creerà nuova ricchezza e soprattutto nuova capacità di attrarre investimenti turistici. Sapete già il livello massimo di turismo che abbiamo avuto quest'anno, per Expo, ma ripeto, non solo per Expo, perché se la città non avesse avuto quella capacità di essere ospitale, di essere attenta, di essere nel contempo capace di dare le risposte anche nelle zone di emergenza, evidentemente non sarebbe questo punto. E questo è dovuto alla nostra polizia locale, alle nostre partecipate, ai cittadini che si sono mobilitati nel momento. Io...